Caltanissetta Sicura è l'associazione che si rivolge alle istituzioni e che vuole portare la voce dei cittadini con fini di carattere sociale e civile. Il presidente dell'associazione è Sergio Cirlinci, la vicepresidente Rita Capraro e la segretaria Adriana Marotta, mentre Armando Turturici e Sonia Licalzi sono sostenitori attivi delle iniziative. L'idea dell'associazione già nasce a giugno, quando con la signora Caprara abbiamo organizzato l'assemblea cittadina, sul policlinico, perché abbiamo capito che è bello parlare sui social sicuramente, ma bisogna, agire in maniera anche diversa, andare sul pratico. E poi con la signora Caprara abbiamo pensato, visto le tante problematiche che sono a Caltanissetta, che vengono, sempre lì sfiorate dalla politica, perché la politica non, in questo momento almeno non interviene in maniera, decisa. E abbiamo pensato di creare questa associazione, Caltanissetta Sicura, proprio perché non ha un tema specifico da affrontare, nel senso sicura tramite i cittadini, perché visto che la politica non agisce, devono essere i cittadini a muoversi. E in questo infatti noi abbiamo già, fatto un comunicato sulla piscina, tema importante, siamo intervenuti con la conferenza stampa sulla sanità. Ho mandato personalmente, come associazione, sia al sindaco che all'assessore Garozzo, al sindaco, le domande che sono fuoriuscite dai cittadini tutti. Ecco, noi vogliamo le risposte che non siano risposte verbali, con i fatti. Una libera associazione quindi che intende promuovere iniziative utili per informare, coinvolgere e mobilitare l'opinione pubblica, con iniziative nei confronti di tutti gli organi istituzionali. Noi siamo un'associazione che fa gli interessi dei cittadini. Posso oggi la pagina Facebook dell'associazione ha 350, ma mi creda, non ha importanza, non ci interessa il numero. A noi interessa proporre in continuazione, ma quello che è più importante è che vediamo l'interesse dei cittadini, perché nel gruppo c'è la mia mail, c'è il mio numero di telefono, ci sono i nostri contatti e molta gente ci sta contattando per sollevare, per proporci alcune idee, delle soluzioni e per esporci i loro problemi. Risolvere i problemi, promuovere il dialogo dopo anni di attività sui social, l'associazione dalla piazza virtuale arriva al mondo reale con incontri e iniziative per affrontare e cercare di risolvere le tante problematiche cittadine.